sono in tenda questa volta. Sono le 7:19. Siamo diretti in Mauritania, a Nouakchott. Distano circa 500 km. C'è poca benzina. Quindi ora andrò a riempire la tanica. Questo è l'albergo dove ho dormito questa notte. Qui siamo a 80 km dal confine con la Mauritania. Al Senegal, a Dakar, mancano ormai più di 1000 km. Speriamo non ci sia troppa sabbia. Il viaggio è molto affascinante fino adesso. Sta per albeggiare. Lì c'è l'hotel. Io sono venuto qua perché devo andare a prelevare. Grazie agli Overlander ho trovato anche il bancomat. Prelevo un 300 dirham che sono circa 30 euro. Ed eccomi i miei 300 dirham. Belli. Prima di prendere la via per la Mauritania, tensionerò un pochino la catena. Non l'ho ancora tensionata in quasi 4000 km. Questo è l'albergo dove ho dormito, siamo arrivati ieri nella notte, mi ha fatto mettere la moto là al parcheggiatore. Qui passano tanti motociclisti che attraversano l'Africa, c'è veramente di tutto. Voglio lasciare anch'io un segno del mio passaggio, del mio cap to cap. Go, fuori da questo hotel, c'è tutto il pavimento inumidito, insaponato. Riempiamo anche la tanica. 19 litri, 256 dirham, sono 25,60 euro. Questa è la strada che porta a confine con la Mauritania. Aumenta la sabbia, aumenta il deserto. Per ora la temperatura è ottima, con questo vento fresco. Siamo arrivati alla frontiera. Incrociamo le dita, mettiamoci l'anima in pace. Non sarà velocissimo questo attraversamento. Classica fila di camion come tutte le frontiere nel mondo. Ci avviciniamo, il poliziotto mi ha chiesto prima il passaporto, poi non me l'ha guardato e mi ha fatto andare avanti. Ok ragazzi, ho fatto stampare l'uscita, tutti i documenti per la moto e adesso entriamo in Mauritania. Uscito ufficialmente dal Marocco, una marea di timbri, di controlli, il passaporto, il libretto della moto, abbastanza stressante, ma queste sono le frontiere. E adesso... Vedete il Mercedes nero che mi segue dietro di me? Si occuperà di farmi tutti i fogli per la Mauritania. Questo Mercedes nero si occuperà di farmi tutte le carte, una sorta di corruzione tra lui e la polizia. Stiamo facendo il visto, sono al border della Mauritania, ho pagato il ragazzo che si occupa di tutto, ha fatto lui tutti i passaggi nell'ufficio, però ho dovuto lasciare le impronte e fare la foto. Nell'ufficio dove ho fatto le impronte e lasciato la foto c'erano le firme sulla parete e l'adesivo, però l'ufficiale si è incazzato perché non voleva la camera. Non mi volevano più far andare via questi tipi qua, vedi qua. Via di qua, postaccio. È stata una brutta esperienza questo passaggio al border. Mi hanno rubato un sacco di soldi perché prima ho dato 20 euro circa al tizio della Mercedes, che è quello che mi ha condotto nei vari passaggi iniziali al border.
Poi dopo, al momento di sottoscrivere l'assicurazione, ho anche cambiato $150 e me li hanno valutati 130 dollari nella loro moneta locale, che è tantissimo. Hanno detto che era vecchia la moneta. E poi dopo altri due tizi che tenevano i documenti, che sono sopraggiunti dopo, che non c'entravano nulla col tizio iniziale del Mercedes, volevano 50 euro. Allora mi sono messa a litigare, volevo andarmene via. Alla fine me la sono cavata con 20 euro con assicurazione e mancia a questi tizi qua. Davvero, davvero schifosa la corruzione che c'è, schifosa. C'è la sabbia sull'asfalto e lo scavatore sta pulendo l'asfalto. Go! Go Panterona, go! C'è un caldo secco insostenibile, si fa fatica a respirare. Ho anche sete, ma l'acqua che ho con me è tutta caldissima. Case con roulotte, strada molto danneggiata, molto fastidioso con questi colpi. Uomini incappucciati, qui sono tutti incappucciati. Ci siamo fermati a mangiare, adesso mangiamo del chicken. Ho una fame pazzesca, ragazzi. Stavo morendo disidratato. Non male, non male. Con la pancia piena si ragiona molto meglio, ragazzi. Bonjour, monsieur. Bien. Je vais nushot. Le passport? Fish? Che è se fish? La moto? No. La car della moto? No, le fish de toi, le fierson. Le fierson? No, è ciò. Guarda fish. Guarda il mio passaporto. Vado a fare la foto, fatto passaporto, sulle menti. C'est bon? Merci. Ça va? Ça va bien? Qui c'è una famigliola di dromedari che attraversano la strada. Guardate che figo il bimbo che è bianco. Una famiglia tranquilla. Lascia lo zio che è bianco anche lui, come il nipote. Questo è un villaggio molto povero. Oh. Molto molto povero. Direi che è cominciata la vera Africa. This is Africa. Ciao. This is Africa. Tutti guardano. È come se passasse un UFO qua in mezzo. Vedo dei bambini in mezzo alla strada. Bisogna sempre fare molta attenzione, perché adesso guarda che corrono. Ora li salutiamo. Ciao, ciao! Corrono. Merda. L'asfalto è così, come vedete, cioè non c'è niente.
questo sarà il sesto posto di blocco nell'arco di 2 chilometri. Quello che vedete col gilet arancione, un poliziotto, ti chiedono la fiche, che sarebbe la fotocopia del passaporto. Dovrei praticamente avere un libro di 1000 copie per stare dietro loro. Allora, se non ce l'hai, perché non posso dargli quelle poche fotocopie che ho fatto, vanno a registrarlo con la foto, con qualcosa, e bisogna perdere tempo. Pazzesco. Questa è la strada che va all'hotel. Più di 4000 km, il tasso è ancora buono, ragazzi. Siamo in Mauritania, la prima notte in Mauritania. Ho prenotato un albergo qui. Lì c'è l'ingresso, quindi la moto al sicuro. Oggi è stata una giornata veramente dura, perché il racket che c'era nella dogana tra Marocco e Mauritania è spaventoso e mi è veramente stressato questo. C'è piena zeppa di zanzare perché ho spento la luce. C'è anche un italiano, qui abbiamo parlato parecchio, anche perché lui ha un'Africa Twin. E questa è la mia stanza. Zanzariera mega galattica, spaziosa. Ho speso 24 euro. Buono, dai, ci sta. Domani deciderò cosa fare, se andare a Dakar, ci sono circa 500 km, o se fermarmi un giorno qui. Sono davvero stanco, quindi ho bisogno anche di riposare, di ricaricare le batterie. E per oggi è tutto. Good night, guys. Ho preso la decisione di fermarmi qui ancora una notte, quindi notte tra venerdì e sabato, si parte domenica per il Senegal, per Dakar. Qui c'è una famiglia che vive in questa baracca. Prima erano fuori con i bambini, quindi pensate che povertà. E poi, in mezzo alla povertà, in mezzo a tanta povertà, ci sono anche le ville. Ville blindate. E moderne, con le ultime tecnologie. Ciao! Eccoci. Andiamo a cercare la benzina. Certo che senza le sacche dietro si sente come. È tutta un'altra storia. Magari gli chiedo un passaggio. Go! Proviamo con questa a vedere se ha l'essence, se ha la benzina. Bonjour, tu hai l'essence? Ha la benzina, fatta. Dopo aver fatto pieno di benzina ho trovato questo ristorante che si chiama YouTube e quindi mi sono fermato qua. Speriamo bene, ragazzi. Hanno già messo la brace, ci siamo riusciti a capirci, ma in realtà poi dopo Giobat, che lavora qui, parla italiano perché è stato in Italia. Il mio amico Giobat, lui ha vissuto in Italia. Ciao grande. Grazie. Ciao, sì. Torna in Italia, ti aspettiamo. Ok. Grazie, brada. Grazie. Uff. Voglio andare a vedere l'oceano, ragazzi. Mi sono infilato qui, non so neanche dove sto andando, però ci proviamo. Go go go. Sperando che non diventi sabbia all'improvviso. Eccolo qua, ce l'abbiamo fatta. Figo. Ce l'abbiamo fatta. Eccolo qua l'oceano. Grande africona. Thank you.
Landing, anche lui merita l'attenzione. Grande Drone Rock, hai volato anche al Grande Nord, hai volato in Russia, nell'estremo oriente, a Vladivostok. Go. Sospensione rigide? Sospensione rigide, mauritane. Si è fatta sera, ragazzi, sono le 22 circa. Questo è il retro dell'hotel. Qui c'è la Fricona. E qui c'è una moto GS targato Francia. Domani mattina si parte e si va verso il Senegal. Farò il confine di Amà. E c'è uno sterrato con un parco molto interessante, con molti animali selvatici e tribù. Quindi vedremo come sarà l'avventura di domani. E ora mi faccio un giro qua intorno. Fabrizio, io foto in video. Foto. Ma che tu? Wow. Ciao. Fiancé. Fiancé. Ciao Italy. Ciao Italy. Viva Mauritania. Viva Mauritania. Già in Mauritania. Yes. Già in Mauritania. Like Mauritania. Bisù. Fatemi.